E bentornati in questo nuovo episodio della nostra carriera allenatore qui su Esports FC 24 con la nostra Salentum. Oggi abbiamo la Coppa Italia contro il Modena, quindi speriamo di fare bene, di togliercela di mezzo già nel primo tempo, ma sappiamo tutti che questo non succederà. Poi abbiamo l'Udinese e lo scontro diretto contro il Milan, partita che sarà importantissima anche perché il Milan ha tre partite difficilissime, ossia la Juventus, l'Inter e poi noi, tutte e tre di fila, quindi possiamo provare a smuovere questa classifica. Ma voi, come sempre, mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto. Mi raccomando, a voi non costa nulla, cliccate quel bottoncino, ma che a me vale tantissimo, tantissimo supporto. Allora, per questa partita contro il Modena andiamo a fare un pochettino di cambi. Se la gioca Hernandez, io voglio anche provare il nostro nuovo acquisto Bruno al posto di Sala, però Sala ce lo portiamo, il nostro capo Sala ce lo portiamo in panchina. Al posto di Moraes ci portiamo Fontana, al posto di Fabian ci portiamo Michelino. Poi chi sta meglio? 81, 86, sta meglio Rizzo, ci portiamo Rizzo. Mentre in attacco facciamo Silva e Costa, e poi magari al secondo tempo pensiamo di mettere Lookman o Kayà, dipende tutto da come si evolverà questa partita. Quindi io me l'andrei a giocare tranquillamente così. C'è stato un mega aggiornamento per FC24, hanno cambiato un sacco di cose, diminuito, aumentato per gli stili di gioco, e questo e quell'altro e di qua e di là. Speriamo abbiano sistemato un pochettino di cose invece di fare come fanno di solito, che fanno gli aggiornamenti per sistemare e sminchiano ancora di più. Quindi vediamo un po'. Ho visto che hanno aggiunto anche nuove animazioni, cioè hanno sostituito quelle vecchie con alcune nuove. Hanno fatto un bel po' di roba, quindi non lo so che cosa aspettarmi da questo aggiornamento. Per il momento sembra ancora tutto... No, Reinier. Poi Jetson, che si è lamentato: mister, non mi fai giocare mai, mannaggia la miseria, mister, io voglio giocare. Guardalo Jetson. Nel Modena come portiere c'è la brutta copia di Cragno, c'è Gagno. Oh Jetson, stai facendo un pochino troppo, stai prendendo un pochino troppo sta partita. Che ti è successo? Non ti riconosco più. Attenzione, vai Caparezza. Attenzione Capa, Rezza Capa. Eh sì, ci sta il nostro Bruno, il Brunelleschi. Speriamo ci faccia qualche bella opera d'arte in difesa. Bravo Silva, ancora Silva. Porco due Silva, mamma mia, come stai? Mannaggia a me quando t'ho preso. Bravo Reinier. Caparezza per Sulemana, Jetson, ancora Jetson, oddio! Però ancora non segniamo, ragazzi. E l'occasione va sfruttata, come sottolineato anche dai tifosi. Peccato. Mamma mia, Jetson oggi come sta? Ma sta veramente una favola oggi. Jetson, se mi fai ogni partita così, io non solo ti metto titolare, ti porto pure a casa a fare le faccende, a pulire, a cucinare. Mortacci tua, come stai oggi? Se dobbiamo faticare pure col Modena a segnare. Dai, è Bruno. Bravissimo Bruno, nonostante sia finito il primo tempo, bravissimo. E voglio far riposare Costa, voglio farlo riposare. Mettiamo Kayà Silva, Rizzo, sì, Rizzo al posto di Zerbin. E vabbè, per il momento basta, dai, solo questi due cambi. Mamma mia Jetson. No Bruno, Brunello,
due grandi squadre. Ma quale fallo? Questo è fallo. Ma guarda te, se io devo perderla all'ultimo momento, la devo perdere, eh? Dai, ragazzi. Forza, facciamo sti cambi, dai. All'87esimo mi devo far fare cambi. Allora, Fontana al posto di Sulemana, hai visto che si è fatto ammonire. E vabbè, per il momento solo lui. Cioè, è incredibile. Se io devo andare ai supplementari contro il Modena, vedi te. Ai supplementari contro il Modena devo andare a finire. Ma mi aspettavo una partita comunque completamente diversa, eh. Caparezza. Signor Rezza Capa. Bravo, bravissimo, va bene. Non si può fare, va bene, tempi supplementari. Perfetta parità. Cioè, noi ci dobbiamo giocare i tempi supplementari con il Modena. Con il Modena. Ma come vogliamo vincerla sta Coppa Italia? Come? Come vogliamo vincerla? Io non credo che la vinceremo. Se col Modena addirittura facciamo fatica a segnare, più che altro. Non è che dici non stiamo giocando bene, non arriviamo in attacco. Ma Silva cazzo, mamma mia, basta, vai via, non te voglio vedere, metti Lookman per favore. Mamma santa, che giocatore abbiamo preso, che schifezza d'attaccante. Io non vedo una buona prospettiva per lui. Bravissimo Fontana, bravissimo Caglià, va bene. Qua il portiere è stato veramente super. Veramente super. Jetson, la battuta. Jetson per Lookman che non ci arriva. Attenzione Rizzo. Rizzo, può andare lui. Può andare Rizzo. Oh. Finisce qua il primo tempo. Mamma mia. Cioè ragazzi, incredibile. È incredibile. Sto Modena non vuole cadere. E io non capisco se... Bravo, mamma, Jetson oggi veramente è un salvatore della patria. Aia, vai. Possono passare in vantaggio e il pallone finisce in rete. Pazzesco, hanno trovato. Cioè, sto gol è la ciliegina sulla torta di una partita magnifica di Jetson. Non ci credo. Pier, hanno tirato fuori dal cilindro. La ciliegina sulla torta di una partita perfetta di Jetson. Perfetta. Gli mancava solo il gol. Mancava. La risolve lui. Una conclusione potente che si è infilata. La risolve. Che te devo dire? Bravo Jetson. Bravo. Mi sta mettendo veramente in difficoltà. Anzi, mi stanno mettendo veramente in difficoltà lui e Fabian. Ma parecchio, troppo. E non so chi... Non ho ancora una gerarchia per questo centrocampo. A parte Sulemana, che al momento è l'unico titolarissimo. Però tra Fabian e Jetson non so veramente chi andare a mettere. Bravissimo Lookman. Il passaggio è stato veramente perfetto, bello, preciso. Un bijou. Complimenti, complimenti vivissimi, ragazzi. Mamma mia. Certo che andare ai tempi supplementari e vincere al 118esimo, mamma mia ragazzi. Allora, Napoli-Catanzaro 3-2, Juventus-Spezia 3-1, Torino-Cremonese vince la Cremonese 4-2 ai rigori, non ci credo. E poi ci sono ancora gli altri ottavi di finale da giocare, ossia Milan-Lecce, Inter-Udinese, Roma-Como, Lazio-Bologna. Speriamo nel colpaccio del Lecce, va. Che ci elimina il Milan dalla Coppa Italia, almeno sappiamo che se incontriamo... Cioè, sappiamo già che se incontriamo il Milan in Coppa Italia è finita, eh. È finita. Abbiamo fatto la nostra partita, dai. Non è vero, però... Però facciamo finta di sì. Mister, se non decide di cambiare... Madonna...
io che cazzo devo fare con voi? Io come devo fare con voi? Cioè, questo si è giocato 4 partite da titolare consecutive e mo l'ho lasciato fuori una partita. Mister, mannaggia a te, se non decidi di mettermi in campo t'ammazzo. Ma vai a fare in culo, ti dico io, vai a fare in culo proprio, fortemente, mi verrebbe da dirti. Perché per il momento c'è Jetson, oppure facciamo, proviamo un cambio di modulo con 2 centrocampisti invece del CDC per sta partita solamente, ovviamente non per tutte, e facciamo giocare entrambi, magari con un centrocampo a 2 da 2 centrocampisti centrali, si può cambia qualcosa, non ne ho la più pallida idea, sto solo sparando a zero in questo momento, giusto per accontentarli entrambi voi, che se no non so veramente come uscirne da sta cosa, non so veramente come uscirne. Allora, la prossima partita se la gioca Colombo, parte dalla panchina ovviamente, e siamo secondi a un punto di vantaggio dalla Juventus, che 4 punti di svantaggio dal Milan. E vuoi dire? Che vogliamo dire? Che vogliamo dire? No, non ci interessa. Caglià resta qua con noi, resta qua. Allora, prossima partita contro l'Udinese. Fabian vuole giocare e io ti dico va bene. Io ti dico va bene. Però abbiamo l'aggiornamento mensile all'osservatore. Insomma, poca roba. Fabrizio Frank, poca roba. Tutti poca roba, mamma. Veramente una moria, Vai, ci penserò, non ti preoccupare. Ti faccio giocare titolare, Bisogna fare di necessità virtù con sti ragazzi, mamma mia, che cagamenti di cazzo che sono. Incredibile. E vai da CCD. E poi. Abbiamo detto Marchetti al posto di Caparezza. E Colombo al posto di Rizzo, Michelino va benissimo, ce lo portiamo al posto di Moraes. Oddio, no. Moraes lo facciamo giocare visto che sta un pochino triste e basta. Basta così. Ce andiamo a giocare così. Forza. Cerchiamo di, almeno in campionato, di continuare a fare bene. E quello sarebbe stato. La partita scorsa, se fosse stata in campionato, ci avrebbe fermato. Berg continua la corsa, però. Porca maestra. No. Dai Fabi, io ti ho messo titolare, ho cambiato pure il modulo per te, ho tolto il CDC, quindi mi raccomando, non farmi pentire di aver tolto Sulemana. E Jetson, cioè come fai a sostituire Jetson con queste prestazioni così? Perdonames. Riceve sostegno. Reiner ha cercato il gol qui da distanza impossibile. Per fare gol da lì devi sperare che il portiere svenga. Tiraccio. Bellissima! Madonna! Fabian, cosa ha visto? Ha visto un reinserimento di Rudy e poi stop e patapom di Mancino sul secondo palo. Bellissimo! Ragazzi, veramente bellissimo, incredibile. Ma è stato fantastico, è stato tutto fantastico. Che tiro, porca miseria. Bravo Rudy. Bellissimo, veramente. Pure l'assist mi è piaciuto, per una volta il passaggio filtrante alto ha funzionato. Bene, sono contento. Mo Caposala. Complimenti. Poteva essere calcio d'angolo e invece no, se l'è buttata fuori da solo. Bravissimo. Berg per Jetson. Di nuovo per Jetson che scambiano i due. Attenzione, Jetson si ferma, s'accentra. Jetson,
Jetson vuole provare ancora il gol. Jetson, attento. Mamma mia, come stai oggi? Ma come stai? Come stai, Jetson? Come stai? Come stai? Ma veramente? E che cos'è oggi, ragazzi? Che cos'è? Festa oggi? Che festa è? Che festa è oggi? Che festa è? Ma che festa è oggi? Cos'è successo a Jetson? Ha deciso così tutto d'un tratto di diventare l'idolo? L'idolo dei tifosi? Così? Non che mi lamento, no, no, assolutamente, anzi, contentissimo se i nostri giocatori giocano tutti bene. Però oggi Jetson è proprio di un altro livello, proprio di un altro livello. Fabian ci vuole provare anche lui. Fabian, Fabian ci prova anche lui. Bruttissimo fuori, però va bene. Ha fatto una bella azione in solitaria. È liberato, è riuscito a trovare il posto per il tiro. Peccato però un pochino la precisione, precisione un po' da rivedere, Però va bene comunque. Stiamo facendo la stessa partita che abbiamo fatto contro il Modena, solo che contro il Modena non siamo riusciti a segnare. E questa è la grandissima differenza tra queste due partite. Bravo Zerbi. Ma ragazzi, ma che cosa è successo oggi? Ma cosa è successo oggi? Cioè, a parte che gli attaccanti non segnano, ma quella non è una novità. Però bisognava essere al posto giusto al momento giusto. Che vedevo di? Che vedevo di? Zerbin, sinistro, destro, non importa, lui la mette dentro. Raul De Tomas. Bravi, bravi, bravi. Beh, allora possiamo fare i cambi, possiamo fare i cambi. E qua con 3-0 stiamo belli tranquilli. Ci dobbiamo preparare per la partita più importante di oggi, sia lo scontro diretto contro il Milan. Se ci va di lusso, ragazzi, a sta giornata il Milan incontra la Juventus. Non sbaglio, o l'Inter, non mi ricordo, però qualora dovesse perdere o pareggiare potremmo arrivare veramente molto vicini allo scontro diretto, Mamma mia, Zerbin. Oggi che cosa ha deciso Zerbin? Cosa ha deciso di fare Zerbin oggi? Cosa hai deciso di fare, Rudy? Mamma mia. Mamma mia. Ma non me l'aspettavo mica una partita del genere il nostro Rudy. Sottolinea l'ottima prova sua di tutta la squadra. Vai, vai, facciamo i cambi, facciamo. Ma subito, subito, Colombo. No! Aveva fatto tutto benissimo, Berg, il Papa, mamma mia, che... Novak, il nostro Novak! Beh, è finita, arbitro, dai. Bravissimo, 4-0. Perentorio, proprio. Mamma mia, un successone larghissimo, di una vastità incredibile, mastodontica, mastodontica. Cerchiamo di fare la stessa partita anche contro il Milan, magari. Un bel 4-0 sul Milan, papam, e cerchiamo di rubarci il primo posto. Dai, 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 non facciamo scherzi, ragazzi, non facciamo scherzi, per favore. Allora, le previsioni verranno aggiornate dopo questa partita. No, devo saltare prima questa. Allora, salta ultimo giorno, che tanto non ci interessa più niente a noi. Siamo sempre a 4 punti di distanza. Siamo sempre a 4 punti di distanza perché mi sa che il Milan le ha vinte entrambe, sia contro l'Inter che contro la Juventus. Quindi, mister, la ringrazio, bravissimo, prestazione autorevole. È stato fortissimo, bellissimo, purissimo, brevissimo. Allora, voglio andare un attimino a vedere che cosa ha fatto però sto Milan. Allora, aveva la partita contro la Juventus. E che hanno fatto? Dove sta?
perché non vedo. Milan-Inter 1-1 intanto. Milan-Inter intanto 1-1. Milan-Inter 1-1. Poi Milan-Juventus 2-1. E quindi sì, ci sta. E quindi noi, anche vincendo sta partita, andremmo a meno 1, però con la possibilità di aspettare un passo falso del Milan e provare il sorpasso. E provare il sorpasso. Si può fare, eh? Si può fare, si può fare. Io mi fido, io mi fido. Abdubamba sarebbe bello da portarselo, però purtroppo non ha quel livello che ci interessa a noi. Allora, partita stra importante, partita stra importante. E qualche cambio lo si fa? In panchina, dico. E che cambi devo fare? Che cambi devo fare in panchina? No, ne stiamo bene, dai, stiamo bene. Ci andiamo a giocare così. Ansia, ansia, ansia. Oh, il cameraman è cambiato. Però è sempre senza telecamera. Victor Lindelof, appena venduto a questo Milan, amici all'ascolto, un saluto. Incontra il suo recente passato. Speriamo di aver messo un infiltrato. Ah, gioca pure da titolare. Attenzione. Speriamo di aver inserito un infiltrato in questo Milan. Ma dai, era finito il coso, dai. Il vantaggio. Oh, è quello da solo? Cucù. Cucù, mi raccomando, eh. Bravo, coso. Cucureia, mi raccomando, non li dobbiamo lasciare da soli. Bravo Berg, riesce pure a tenerla, stavo per dire, però. La gioca indietro. Bennacer, il portiere, palla che sbatte sul palo, ma è ancora buona. Madonna santissima. Oh! Nulla di eccezione. Bravo, oh, Jetson ancora. Via Jetson, via. Via Jetson, via. Via Jetson. No, guarda, beh, c'è velocissimissimo, c'è il treno Hernandez di là. Davvero divertire, Pier. Il campionato è lungo, eh. Speriamo che la lotta per il titolo possa mantenersi. Lindelof, mi raccomando, Ricordati il tuo passato, come ti ho trattato. Ti abbiamo sempre trattato bene, quindi mi raccomando. Che culo però sto Milan, oh. Più culo che coscienza c'hanno. Bravo Reinier, falli male. Fai male a tutti quanti. Attenzione, attenzione, attenzione. Con calma, con calma. Vieni, vieni, vieni. Bravo Berg. Vai per Caposala. Caparezza. Bravi. Attenzione. Reinier. Jetson. Ma questo. Ma questo. Tre gol in tre partite. Tre gol in tre partite. Che sarà, che sarà, sarà per sempre con te, saremo ovunque, ti seguiremo. Che sarà, sarà, che sarà, sarà per sempre con te, saremo ovunque, ti seguiremo. Che sarà, sarà, che sarà, sarà. Ma Jetson come faremo? Mannaggia pipì, bappè, pipì, pipì, pipì. Bravi, bravi, sei usciti bene, sei usciti bene. Dai Reinier, dove l'hai preso sto giallo? Attenzione, ne salta uno. Teo, dico, ne salta uno, non Reinier assolutamente. Io non so, questa partita ve la volevo far vedere in maniera integrale, però c'è stata la Coppa Italia che...
protegge bene con... è durata anche un pochino troppo. Occhio al movimento dei compagni. Oddio, Jetson. Però se, allora, se riesco a sminuzzarvela per bene la partita di Coppa Italia, probabilmente questa ve la lascio integrale. Probabilmente. Si conclude il primo tempo qui, altrimenti ve la ritroverete un pochino tagliata, però va bene comunque, dai. Allora, vantaggio di Jetson che per il momento regge. C'è stato anche qualche bel salvataggio del nostro Mirchietto. Dai. Qualche fortuna ce l'abbiamo avuta anche noi. Però anche il Milan, Anche il Milan. Anche il Milan qualche fortuna, qualche sculata ce l'ha avuta. Ha monopolizzato l'attenzione dei media alla vigilia di... Bravissimo, Sulemana, l'hai visto per Lookman. Victor Lindelof. Dai, Lindelof. Non facciamo... Capisco che non deve sembrare che tu lo faccia apposta, però lasciami un po' di spazio, dai. L'ho venduto apposta, poi ti ricompro, non ti preoccupare. Ma io ti ho dato al Milan proprio per farli affossare. E interrompe l'azione avversaria. Bravo, mamma Berg. Ma chi ha rischiato? Ma tu hai mai rischiato nella tua vita? Una volta ho messo due fisso a Inter Cagliari. Dai. Con grande personalità. Victor, Victor mi sembra che ci sta prendendo un pochino troppo gusto, però, eh? Mamma mia. Bravissimi. Palla intercettata, attenzione. E trova il gol. Errore del Milan con Lindelof che lascia passare il pallone, nessuno si è accorto di niente, l'ha fatta apposta, e certo l'ha fatta apposta, l'abbiamo mandato noi lì per darci la possibilità di farci segnare. Guarda Lindelof, che te devo dire, Lindelof, hai fatto il tuo lavoro, bravissimo. Cioè, da vedere, da rivedere questo, eh? L'errore di Lindelof è da rivedere. Guarda Lindelof che la lascia passare e dice vai, andate e segnate, andate e moltiplicate il vantaggio. Lindelof, è stato tutto merito tuo. Io te la posso dare la copertina? Eh? Caro Lindelof mio... Io la copertina te la do di nuovo. Vai, questa è tutta tua. Questa è tutta per te. Per forza. Un infiltrato sotto copertura in casa nemica. Non ce ne frega un cazzo di Casemiro al Lens, eh? Posso dirlo? Ritengo difficile che in futuro possa trovare... Posso dirvelo? Certe cifre. Attenzione. Bennacer. Avrei dovuto fare i cambi, però che cazzo se ne... Madonna, Reinier. Arrivato come un treno. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Troppo state pressando per i miei gusti, eh? Pochino troppo. Bravissimo Berg. Lo vede, lo serve. Zerbin, che cazzarola fai, Zerbin? Uno dei cambi di direzione più lenti che io abbia mai visto nella mia vita. E ne ho visti di lenti, eh. Zerbin, hai fatto la tripletta contro l'Udinese? Ah, oggi... Che ti è successo? Non ho fatto i cambi. Vabbè, sì, ormai stavamo giocando bene. Bravo Berg. Vai per Sulemana. Ancora per Zerbin. Bravo Zerbi. Vai per Jetson. Jetson Fernandez. Non concede nulla all'attaccante. Va bene, tanto è finita. Cazzo ne frega. Bravi. Scontro diretto vinto. Ora
Dobbiamo solo aspettare un altro passo falso del Milan senza farne noi. Bravi, mi è piaciuto. Complimenti a tutti, ragazzi. Una partita veramente egregia. Grazie anche a Lindelof che ha deciso di rendersi complice di questa vittoria. Grazie. Bravissimi. E ok, allora, prossima partita, sempre Coppa Italia contro la Roma questa volta. E quindi chi è passato? Chi è che ha passato il turno? Juve Inter, Lazio Cremonese e Milan Napoli. Quindi qui Milan Lecce solo 1-0. Non me l'aspettavo. L'Inter che vince i rigori contro l'Udinese. La Roma vince 2-1 contro il Como. Lazio solo 1-0 col Bologna. Va bene, quindi derby d'Italia ai quarti di finale, Juve Inter. Lazio Cremonese dovrebbe uscirne vincitrice la Lazio. Credo anche la Juventus. Adesso proviamo a fare qualche piccolo pronostico. Juventus, Lazio secondo me. E poi tra Milan e il Napoli sicuramente il Milan. È da vedere la nostra. Spero noi. Quindi tutte le quattro dalla parte sinistra. Vedremo. Allora, prossimo episodio, ragazzi, ci facciamo Roma-Roma in campionato in Coppa Italia e poi il Cagliari. Va bene, spero che questo episodio, ragazzi, vi sia piaciuto. Io vi do appuntamento ad un prossimo video e quindi noi ci vediamo lì. Ciao, ciao, ragazzi.